Altrimenti non si sarebbero. Quattro immigrati giocano flipper accanto all'entrata. Un giovane italiano suona la chitarra in un angolo, la schiena appoggiata al muro. Il proprietario del bar alle porte di Roma siede a un tavolino al centro del locale e fa i conti. Una donna che insegna nella scuola media vicina aspetta che passi l'ora di buco per rientrare in aula, con una mano sfoglia un libro e nell'altra ha il telefonino. La porta si apre gemendo sui cardini logori ed entra un camionista dall'aria assonnata. Qual è la realtà spirituale di questa scena? Commento. La realtà spirituale è che i quattro immigrati, il giovane italiano, il proprietario del bar, l'insegnante e il camionista sono sentire equipollenti, altrimenti non si sarebbero creati percepiti.